splendida Antonella Pangallo, che è in diretta telefonica con noi. Buongiorno. Buongiorno. Ma allora, come siamo? Cioè, ieri sera io guardavo il dopo festival, a un certo punto spuntano le faccine di Fabio Musumeci e Antonella Pangallo. Voglio dire, devo io dire che noi ci siamo veramente divertiti, perché questo, il dopo festival, poi con Nicola Savino, Jalapans e la Jalapans Company, è divertentissimo proprio. Infatti, sono... ti sei fatta prendere in giro subito dalla Jalapans, a posto. Ma il sogno, ma è, cosa che è il sogno della vita. Sognano. Esatto, perché essere presi sul serio da loro vorrebbe dire, guarda, ma, mamma mia, no. Assolutamente sì, è la cosa, cioè, quello si sa, diciamo, anche un po' apposta, eh. Vabbè, certo, voglio dire, siamo a fare seri al dopo festival, basta che sia tutta la giornata a fare domandone agli artisti, quindi lì veramente un momento di una certa ironia si cerca di... Io stamattina, prima cosa, voglio ringraziare tutte le persone che in questo momento stanno sostenendo questo progetto di portare Radio Studio 95, Radio TV, Merito Posto Salvo in Liguria. E io sto camminando in questo momento perché stiamo per andare in sala stampa. Sì. E quindi ci troviamo. Basta che non ti perdi a Sanremo. No, è che qui in questo momento abbiamo davanti Gigi D'Alessio con Raiz e Giulia Luzzi. Uh-huh. Quindi poi tra poco li intervistiamo. E stavo dicendo, ragazzi, scusatemi, ma vi ringraziamo tutti quanti per il sostegno, perché stamattina sono arrivati tanti di quei messaggi. Direi. Se non rispondiamo in questo momento, capiteci, ma veramente grazie di cuore. So che il Consiglio Comunale questa mattina farà anche dei saluti, grazie Patrizia, il Sindaco in generale. E volevo anche ringraziare Dario e Fabio, Fabio. Un lavoro encomiabile, Dario in particolare, la parte tecnica, che è giusto sottolineare, non soltanto io. Assolutamente. E Fabio con foto, reporter, e poi avremo il collegamento con lui, quindi questa prima cosa. Poi, no, mi permetto di fare questo saluto anche io a loro, che io sento, mi interfaccio sempre con te in diretta radio, però ovviamente sì, tra di noi anche... i contatti ci sono sempre. Poi qualche collegamento anche domani con i ragazzi, in particolare con Dario e Fabio, quindi... ieri emozionante la giornata, avete visto le interviste, le dirette con Elfie. Ecco, appunto, parliamo di ieri. Abbiamo Elfie che proprio sì, ci ha fatto un dono enorme. Guarda, io posso dire che abbiamo il saluto di Elfie personalizzato, che è una cosa bellissima. È un artista internazionale, un artista che conosciamo tutti, insomma, la situazione non ha neanche un senso stare a parlarne, e abbiamo cercato di cogliere quelle che sono state un po' le sue emozioni, i suoi pensieri sul Sanremo, e poi tutti gli altri artisti, dalla Paola Turci, che devo dire è una delle donne più belle di questo veramente festival, un'eleganza rinata, incredibile, esatto, rinata in tutti i sensi, si nota proprio la sua come dire, il suo passaggio, ha superato una fase per lei molto importante. Poi Giussi Ferreri ha anche stata ci ha un po' raccontato questo suo lato di carattere, e poi gli altri artisti che adesso in questo preciso istante credo che voi ne abbiate già parlato. Sì, oggi avremo anche ospiti Sergio, Gigi D'Alessio, che dovrebbero arrivare a momenti, Maldestro. Siamo contenti per quanto riguarda i giovani, vedi? Io infatti ti volevo chiedere di questo, di ieri, delle prime eliminazioni. Posso darti una dritta se vuoi. Vai. Penso che ieri sera poi abbiamo intervistato alle 2:30 circa del mattino Braschi, giusto? Braschi, ok. È stato eliminato. Diciamo che è andato a festeggiare per dimenticare tutto qui, non mi dico altro. Possiamo anche di intervistarlo. A posto. Non l'ha presa benissimo. Mm-mm. E quindi, però, non ha... Diciamo che forse ha capito che i coccodrilli anziché in mare li deve trovare nel fiume, probabilmente. Sì, diciamo che i temi a Sanremo che fanno che non sono dell'amore non hanno avuto molta... non stanno avendo mai un grande, come dire... un grande successo, più che altro, funesto per i duetti Sanremo, perché Nesli Alice Paba, Raige Giulia Luzzi.
Invece Bianca Zei, Bianca Zei tra i big eliminati, cosa ne pensi? Eliminati, aspetta, un attimo, siamo anche in questo momento, ci sta registrando live diretta con anche Radio Studio 95. Ah, su Facebook pure? Perfetto. Siamo in questo momento anche, ci stanno registrando, Dario fa tutto. Ah, ok. Tardi. Ok. Dicevamo la domanda? Dicevamo degli eliminati, no? Funesta per i duetti, ma Bianca Zei sì. Pre-eliminata ieri sera e quindi non farà la cover. Sì, cosa ti... Non farà la cover, è un peccato un po' per tutti, però la cosa che noi effettivamente ci stiamo chiedendo come mai non funzionano i duetti. Vi dico la verità, io non ho sentito la canzone di Giulia Luzzi, quindi sinceramente un po' adesso... Io posso dire come mio modesto parere che... è andata come doveva andare la loro esibizione e sono dove dovrebbero essere e probabilmente, non lo so, però tu invece con una previsione, diciamo così, forse è più da Fabio questa domanda, una previsione degli eliminati tra i big, chi vedresti fuori rispetto a questi sei? Oh, mamma mia, in questi sei in questo momento, guarda la canzone che non mi è arrivata, aspetta, guarda un solo secondo, bella... Non mi è piaciuta. In questo momento, se mi ricordi i nomi. Medita. Quella di Nesli e Alice Paba, allora, ad esempio. Ma ti dico, Nesli e Alice Paba, anche per una questione, se dovesse essere oggettiva, non ha dato il massimo. Però secondo me il riscosso serve a livello radiofonico, la vorrei risentire. Che come sì. Tutti i Ferreri, che secondo me radiofonicamente può andare. Perché Alice e Nesli erano intervistati, si creato nell'immediato, anche secondo me con alcuni cantanti si crea un po' più di rapporto, di feeling, sì. Quindi sai, io vorrei trovarli in finale, ecco, a livello un po' più personale, devo essere sincera. Poi per quanto riguarda gli altri, se me li ricordi, perché io... Allora, per esempio, c'è Giusy Ferreri con Fatalmente Male, abbiamo detto, Ron con L'Ottava Meraviglia. Ok, Ron dovrebbe andare avanti anche perché... Clementino, Ragazzi Fuori, che ti dico che a livello radiofonico non è che sta avendo tutto questo successo e questo richiamo. Già ti posso dire che si viene eliminato, male non fa, anche perché non fa male a nessuno Clementino, diciamoci la verità, lui è venuto in apparizione, ma già quando non porti una canzone si è arremesso, quindi non ti sdoppi da quello che è il tuo personaggio, vuol dire che comunque tu stai venendo soltanto per dare una certa immagine, non ti stai neanche provando a rimanere tra i primi tre, quello è il mio parere, perché comunque sai, Sanremo è una vetrina per alcuni, certo. Per altri potrebbe essere voglia di osare, lì Clementino non ha osato dal mio punto di vista. Poi Raige e Giulia Luzzi con Togliamoci la Voglia, che... Non l'ho sentita, perché in quel momento eravamo al dopo festa, quindi gente, devo essere sincera, io la devo adesso sentire. So che non ha entusiasmato, anche perché ieri al dopo festival non ti dico le varie, cioè il mio Nico Savino neanche li ha riconosciuti, comunque mi ha detto questo. Sì, ma sono morto dalle risate in quel momento, li ha presentati come Nesli e Alice Pab, non è possibile. No, stavamo morendo, guarda, non ti dico, quella posta mi vedevate ridere, perché fanno morire dal vivo queste persone, cioè, sì, mi immagino. Sono personaggi che oggettivamente sono come li vediamo, altri assolutamente no, poi avremo modo anche di raccontarvi i migliori o i peggiori. Abbiamo giornate intere fino a domenica, non ne parliamo, e poi sì, le settimane successive. Poi l'altra canzone a rischio eliminazione è quella di Bianca Zei, Ora Esisti Solo Tu. No, ecco, anche qui vorrei risentire anche questa, secondo me è un peccato, però già questi radiofonicamente può andare Bianca Zei. A me per esempio non è piaciuta la canzone di Chiara, sinceramente, io, tra quelle che ho ascoltato. No, allora io ti dico una cosa, anche lì Chiara non sta dando tanto, ma anche qui non so se è dimagrita troppo, forse è meglio che si prenda qualche chilo, dico la verità, perché a volte avere un chilo in più con delle belle guanciotte che sorridi arriva una carica, un'energia, perché anche quello è importante. Boh, non so, questa Chiara anche qui assolutamente non ci è piaciuta e quindi non in questo momento sono in sto contrastando una penna, se gentilmente. Ok, no. Tanto abbiamo ancora due minuti di collegamento più o meno. Dimmi se li possiamo tenere. Vai. Volevo anche dire che ieri abbiamo potuto constatare che il festival si sta
sta diventando un successone. Poi il, tutti quanti abbiamo fatto un'ovazione per Giorgio, la sala stampa incredibile, insomma vi ho mandato un po' di video, il bacione insomma. Voi, una curiosità, nel momento del bacio di Robbie Williams e Maria, in quante stavate svenendo? Volevate essere lì al suo posto? Vuoi la verità anche qui? La verità. Vuoi la verità? Anche qui io mentre ero lì stavo mandando una foto a Elsa, ad un collega di LP, perché ci siamo fatti il selfie, quello degli odi Hollywood, è presente? Sì, quando sì, dei sì. Video che lei si gira. Sì. Hanno usato, indovina quale cellulare? No. Secondo, non ovviamente non ha preso una parte LP, non potevo, ha usato il mio cellulare, quindi insomma LP ha toccato il mio cellulare. Ok, il tuo cellulare non lo toccare più, Dario, per favore. C'è in questa foto, uh-huh. E c'è in questa foto che ha fatto il selfie hollywoodiano, sì. Con il mio cellulare. Ma perché, insomma, perché io non l'ho vista? Mandamela in privato. Sì, adesso la mandiamo, ragazzi, mandiamo tutto. Io voglio anche ringraziare Cristina Condello per il entracalabria.it. Sì, mandiamo un bacione Calabria. Anche da qui. Peppe Livoti, devo dire, io vorrei ringraziare tutti. Se c'è qualcuno che dimentico, fatelo voi da lì, perché è importante ricordare insomma chi ci appoggia, non soltanto adesso che siamo qui, ma da sempre, infatti, esatto, sì, esatto. Anche prima ci ha creduto. In particolare saluto Salvatore Clementi, anche lui un appassionato del festival, dove ha insomma sistemato, ha conciato tantissime star anche qui, e quindi a lui un mega abbraccio. E poi, se sentite, sta iniziando la sala stampa. E allora noi, sta arrivando Silvestre, quindi io voglio ringraziare, fai tu i saluti degli sponsor. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ci tengo. Anto, cerchiamo di sentirci. Sta facendo anche lui, grazie Bruno Taverna, Mimma Taverna, perché tutto questo lo stiamo realizzando, perché c'è questa grande radio, questa grande televisione, che con loro dobbiamo dire soltanto un grazie con il cuore, perché se non ci fossero loro a credere in questo progetto, nella radio, nella televisione, oggi non saremmo qui, e la Calabria Reggio Calabria, Mario Pietrosalvo, ha una piccola finestra grazie a loro. Che il direttore in questo momento ti ascolta passeggiando lungo la regia avanti e indietro. Grazie, io la vedo grazie dal Bruno, vi voglio bene, grazie Mimma, vi voglio bene, questo vale da parte mia, da parte di Dario, perché le mie parole di Fabio, perché siamo un trio, stiamo lavorando in una certa sintonia, e il merito, ripeto, è della squadra. Assolutamente. Questa è la cosa principale. La squadra di Radio Studio 95 ci sta dando con tutta se stessa, con se ogni tanto vedete una sbavatura, credeteci, cerchiamo di qualche foto un po' così, cerchiamo di darvi il meglio, tutto quello che è possibile. Ecco, sta iniziando. Anto, ti mando un bacione e ci aggiorniamo. Manderemo adesso anche le dirette, va bene? Vai, fantastico, okay. Ciao Anto, un bacio, okay. Ciao.